Oggi disegniamo i girasoli. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te per un nuovissimo video dedicato al disegno. Oggi disegniamo con la penna, ma questo disegno può essere anche fatto con la matita e può essere anche colorato per venire bellissimo lo stesso. Oggi impareremo in maniera semplice come creare dei girasoli di grande effetto. Vedrete che sono dei tecnicismi più che altro che combinati insieme danno vita ad un effetto veramente bellissimo, quasi impossibile sbagliare se seguite i passaggi. Ho visto molti tutorial fotografici su Instagram di questo genere di grafica, ma nessun video, e quindi sono ben contenta di spiegarvi passo passo in video come si costruisce un girasole per disegno botanico, diciamo così, pseudo botanico. Prima di passare al tutorial però ricordatevi di scrivere su Instagram e ricordatevi di taggarmi con l'hashtag arte per te video, perché in ogni video o in molti video io carpirò una foto di quelle che più mi sono piaciute e ve la farò vedere. Oggi per esempio è il turno di Lisa Perla, che ci fa conoscere la cartapesta e le sue bellissime zucche di cartapesta. Lisa, sono bellissime le tue zucche in cartapesta, mi sono piaciute moltissimo e soprattutto sono adattissime a questo periodo, quindi con grande piacere le faccio vedere a tutti e soprattutto ti saluto e ti mando un bacio e ti ringrazio per seguirmi su Arte per te anche su Instagram. Venite anche voi su Instagram, cercate il pennello bianco su fondo rosso, la scritta Arte per te, e troverete me. In più seguitemi anche su Facebook, perché lì mando 3 video al giorno per sbizzarrire la vostra creatività, 3 video diversi con diversificati temi per accontentare un po' i gusti creativi di tutti. Basta parlare, vi ricordo soltanto che il corso di disegno è ricominciato sulla pagina Facebook di Arte per te, quindi mi raccomando, venitemi a trovare sempre su Facebook se volete partecipare, e basta parlare, spostiamoci sul piano da lavoro e vediamo come si disegna un girasole. Ed ecco l'occorrente per disegnare con una penna un bellissimo e anche sorprendentemente facilissimo girasole. Ci occorrerà una matita, io ho una 2B, una gomma e un temperino per impostare il disegno. Poi userò delle penne tipo Staedtler Pigment Liner. Io uso le Staedtler Pigment Liner che trovate facilissimamente in qualunque negozio di belle arti, ma se avete dei negozi meglio forniti cercate anche queste, perché sono delle penne meravigliose. Ne ho anche low cost, ma dipende dall'utilizzo che ne vorrò fare. Mi interessa che abbia una punta 1, una punta 003, che vi faccio vedere essere molto sottile, una punta 005, la punta 1 fate conto che è più grande della 005, questa è la 01, vedete, già si vede il feltrino, delle altre non si vede neanche, e poi anche una 3, una 5, una 7, insomma diversificate punte per diversificati tratti. Ma la fa da padrone per la riuscita di un buon disegno a penna sicuramente la carta, che deve essere assorbente, liscia e nello stesso tempo molto bianca. Secondo me sono le carte più belle, e il blocco tecnico Fabriano secondo me è proprio l'ideale per i disegni a penna che vogliamo risultino puliti, ma che abbiano anche una texture, come dico io, semi ruvida. Allora, il girasole ha uno schema che parte dal cuscino di semi che è posto in mezzo al fiore, ed è quella forse la parte più complessa, perché è divisa in settori. Ha un settore centrale abbastanza ampio, diciamo così, un 4 cm, io lo sto facendo un 4 cm di diametro, rimanendo sempre un po' approssimativa. Poi a un centimetro e qualcosa di distanza disegno il secondo cerchio concentrico, e poi ha un terzo strato un po' più largo, così,
e da qui in poi comincia la corolla, quindi da qui poi nascono i giri del fiore. Quello che ci interessa è il cerchio centrale, che avrà una tipologia di semini, il secondo cerchio, che ne avrà una tipologia con una grandezza differente, il terzo cerchio, che avrà una terza tipologia di semini, e poi la corolla, che poi faremo insieme in un secondo momento. Ora io, per farvi vedere, ho calcato troppo, quindi adesso alleggerisco il disegno e all'interno mi creo delle zone visivamente che so che devono essere di passaggio, quindi una zona centrale che voglio abbia una consistenza diversa da questa, e poi via via le altre zone. E cominciamo con una penna. Partendo dal centro faccio un cerchietto e comincio a tempestare di petalini attorno a questo cerchietto. Non sono pallini interi, sono proprio dei petalini che si susseguono. Arrivati a questo punto, ripasso facendo dei cerchietti soltanto al centro e diradandoli sempre di più ad allargare. Questo darà una diversa intensità al nostro disegno. Arrivati a questo punto, cercherò di essere un pochino più ordinata e farò dei pallini petalini che siano un po' più grandi. Non devono avere un ordine particolare, cioè non è che il petalo successivo deve intersecarsi tra i due precedenti o sovrapporsi ad esso, un po' come capita, come vengono fuori, non hanno un ordine prestabilito. Prendo anche una 05. Arrivati a questo punto, cosa voglio fare? Voglio andare ad intensificare delle zone che andrò ad individuare a occhio nudo, insomma, senza prendere nessun tipo di misurazione, e andrò a scurire, per esempio, questa striscia ripassando una seconda volta, così facendo dei pallini sopra quelli che ho fatto. Non si vedranno, non si vedrà la differenza, ma si vedrà che avrò scurito, vedete, il passaggio. È come se creassi degli scalini all'interno del cuscino del mio fiore. E lo farò sempre con una 01, quindi sto ripassando i pallini. Dopo aver ripassato i pallini, farò anche un leggero puntinato tutto attorno nella parte centrale, qui. Puntino, puntino, puntino per scurire proprio questa parte. Poi, qui, a congiungimento della parte più scura e più chiara, un puntino fuori, un puntino dentro, un puntino fuori, un puntino dentro, così. E la stessa cosa la farò sia in questa parte che in questa parte. Nel successivo cerchio troveremo dei semini più grandi che sintetizzeremo come dei pallini. Cambio penna, quindi vi dicevo, passo a una 05 e comincio a mettere tutto attorno
dei pallini di differente grandezza anche tra di loro, e quando si creano dei vuoti li colmo colorando di nero. Sul terzo cerchio, sempre con la penna numero 5, incominciamo a far partire dei piccoli petalini che partiranno nella congiunzione tra un pallino e l'altro. Non saranno ordinati, nel senso, vedete, ce ne possono essere due più vicini, uno più lontano. L'importante è che partano dal mezzo dei pallini e poi, casomai, nel proseguire col secondo giro, si annerirà la prima parte e si aggiungerà il secondo, così, ok? Cerco di scurire tutte le parti che si sono formate tra un semino e un altro, quindi con un certo ordine, e dalla parte scura faccio venire fuori una sorta di peluria che però vado a fare con la punta 01 e li faccio sia qui tra i semini oblunghi che qui dove i semini oblunghi incontrano quelli tondi, quindi tutto a giro. A questo punto continuiamo a formare il nostro fiore, poi torneremo nella parte centrale per intensificare gli scuri e iniziamo collocando i petali, che saranno dei petali non troppo alti e non troppo ravvicinati, quindi lasciamo sempre un po' di spazio tra un petalo e un altro. La prima corolla così ampia, facciamo partire i petali retrostanti che non superino di troppo l'altezza dei petali in prima linea, insomma. Quindi qua e là poi potremo anche fare a riempimento una terza linea di petali. Allora, a questo punto vado con la penna 05 a creare i miei petali. Prima faccio il petalo e rimango anche molto libera rispetto a cosa ho disegnato in precedenza, proprio perché voglio che vengano talmente fluidi che sì, ho dato la traccia a matita, ma poi li sviluppo come mi pare. E
E a questo punto cancelliamo tutta la matita, perché così ci apparirà chiaro il disegno. Una volta definiti i petali, cominciamo a delimitarne l'interno e le varie pieghe. Quindi risaliamo e cerchiamo di piegarli in maniera tale da creare, ecco, un po' di scuro alla loro radice, del nero lì dove ci sono delle dove si intersecano i differenti petali, e poi i sali e scendi tratteggiati che vanno sempre ad essere integrati da questa sorta di peluria che mettiamo nel fiore. Sui petali in seconda fila sicuramente tratteggiamo molto di più che non sui petali in prima fila. Con una penna 01 invece definisco maggiormente facendo delle linee più sottili, quasi impercettibili, che si vedono comunque ma non caricano troppo in pesantezza, relegando al secondo piano quindi le foglie più arretrate. Con queste do anche i tratteggi obliqui delle ombre, così, in modo tale che proprio si capisca che la luce batte in maniera diversa sul petalo in secondo piano. Adesso da questo momento in poi sarà soltanto un continuo definire maggiormente, intensificare le ombre e scurire via via che si va verso il retro, lasciando paradossalmente gli ultimi petali meno segnati di tutti, come se si vedessero un po' meno. Comunque adesso mi vedrete lavorare così capirete meglio. Facciamo un attimo il gambo. Girasole è finito. Un modo semplice e abbastanza veloce per disegnare i girasoli. Io mi sono fermata qui, ma ci sarebbe ancora tanto da fare. Casomai continuo ad aggiustarlo un pochino e lo vedete del tutto finito in foto. In generale aggiusterò ancora un po' di ombre, vedete qui dove c'è la sovrapposizione delle foglie, giusto quello. Ok?
Bene, vi lascio alle foto e spero che questo video vi sia davvero piaciuto e noi ci vediamo subito dopo. Ciao! Visto che bello il nostro girasole, non è veramente d'effetto questo, con una cornicetta semplicissima nera e tanti particolari di girasole preso in posizioni differenti e vi arricchite una parete in modo delizioso, creativo, autentico perché fatto da voi e soprattutto fantasioso. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così condividetelo, mi raccomando condividetelo sulle vostre pagine Facebook, mettete un bel pollice in su e soprattutto venitemi a trovare sempre qui per il prossimo video, non prima però di essermi venuti a trovare anche sui miei altri due canali, Ombretta e Due Cuori e Una K. Vi lascio tutti i link in info box. Bene ragazzi, vi lascio in info box anche i link dei materiali che ho usato, quindi non mi rimane che salutarvi e darvi appuntamento appunto per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao!